Bentrovati a speciale lezioni amministrative verso il voto del 28 e 29 maggio in Sicilia. Siamo a 9 giorni dal voto, a 7 dalla conclusione del dibattito elettorale. Nei nostri studi 4 candidati a sindaco di Ragusa. Ragusa è una delle 4 città capoluogo in Sicilia in cui si vota, quindi un test particolarmente importante. I nostri candidati, ovviamente notissimi da tempo, ma li presento subito anche per dovere di informazione. Giuseppe Cassì, che è anche il sindaco uscente, Giovanni Cultrera, Sergio Firrincieli e Riccardo Schininà. Al loro sostegno, in numero vario, ci sono 15 liste per l'elezione del Consiglio Comunale, ma via via che ciascuno di loro interverrà, vedremo anche quali sono i simboli delle liste appunto correlate al consenso che loro chiedono, sia per amministrare la città, sia poi per avere una rappresentanza consiliare a sostegno del proprio progetto. I tempi sono rigorosamente paritari per tutti, visto che ovviamente siamo nell'ambito della par condicio, anche se questo vuole essere comunque un programma di informazione al servizio di chi ci segue, che vuole formarsi ancora un'idea, se ha dei dubbi per scegliere al meglio chi votare. Quindi nel rispetto della par condicio, una domanda uguale per tutti in ogni tornata, speriamo di farne tante perché i temi che sarebbe interessante toccare sono ovviamente svariati. Cominciamo subito, 90 secondi per ciascuno, a ciascuno dei nostri candidati, solo per un primo intervento di carattere generale che serva a spiegare il perché della candidatura, il profilo politico della proposta di governo della città e i temi che ritiene siano correlati a questo aspetto. Cassì. Ma perché la candidatura? Ho amministrato per 5 anni insieme a una squadra affiatata, riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro, pensiamo che sia opportuno per la città di Ragusa che ci sia una continuità amministrativa, pensiamo che la continuità amministrativa sia un valore. Io in questi anni ho fatto un'esperienza straordinaria, sono cresciuto personalmente, sono cresciuto nella gestione dei rapporti, sono cresciuto nella conoscenza della macchina amministrativa, conosco esattamente, perfettamente ormai ogni settore, sin negli angoli degli uffici, conosco le persone, conosco i dirigenti, quindi credo di poter gestire questa fase di passaggio eventualmente in tempi rapidissimi. Io credo che se dovessi essere reeletto, anzi ne sono sicuro, il giorno dopo noi ricominceremo da dove abbiamo lasciato questa prima esperienza, da dove abbiamo finito, senza perdere un solo giorno. So già dove intervenire perché, ripeto, conosco molto bene tutte le persone che mi hanno circondato. Quindi continuità amministrativa, naturalmente chiediamo il voto sulla base di quello che è stato fatto. Il sindaco parla attraverso fatti, non soltanto a parole. Quindi se la città ragusana, la comunità ragusana ritiene che sia stato fatto un buon lavoro, se guardandosi intorno vede che la città è in fase di grande trasformazione, se vede che c'è stato un lavoro serio, scrupoloso, puntiglioso, se vede che la comunità è stata seguita, assistita come giusto che sia, chiediamo che venga confermata fiducia a questo sindaco e a questa amministrazione. Bene, grazie. Giovanni Cultrera. Ragusa, a parere nostro, necessita di una scossa, necessita di una sveglia, necessita di una ripresa. Ecco il motivo della mia candidatura a sostegno come coagulante di tutto il centrodestra unito. Io rappresento senza alcuna ombra di dubbio il centrodestra ragusano. I 3 partiti a sostegno delle mie liste sono Fratelli d'Italia, il gruppo Insieme e Forza Italia. In maniera chiara abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre ideologie e sulla base di quello vogliamo amministrare Ragusa. Ragusa che ha bisogno, come dicevo, di una sveglia, di una scossa, l'abbiamo vista purtroppo ingessata negli ultimi anni e questo non ci piace per noi, non ci piace per i cittadini ragusani, non ci piace per i nostri figli. Abbiamo delle idee chiare su come vorremmo che Ragusa si sviluppasse per i prossimi 5 anni, oserei dire 10 con un po' di ambizione, e da questo punto di vista sappiamo di poter godere incondizionatamente dell'appoggio sia del governo regionale sia del governo nazionale in una linea di continuità amministrativa che parte da Roma e arriva fino a Ragusa. Abbiamo presentato un programma che è stato scritto dai cittadini ragusani, di questo siamo molto orgogliosi e siamo convinti che la nostra ricetta, pochi punti, 10 punti semplici, siano assolutamente quello che ci vorrà a Ragusa per i prossimi 5 anni. Bene, grazie. Sergio Firrincieli.
Sergio Ferrincini, consigliere comunale uscente, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Oggi la nostra è un'offerta fortemente identitaria alla città, alla politica ragusana, una scelta che coinvolge diverse liste, diverse anime politiche come quelle di equità territoriale, la sinistra italiana, articolo 1 ed Europa Verde. La nostra è un'offerta politica fortemente identitaria, appunto. Non abbiamo nessuna contraddizione in termini all'interno della nostra compagine, proponiamo un progetto politico chiaro, limpido, senza commistioni e che naturalmente in continuità anche noi amministrativa, perché un consigliere comunale è comunque un amministratore del comune di Ragusa, ovviamente anche noi siamo a conoscenza della macchina amministrativa, siamo a conoscenza di tutti i dirigenti, dei settori che connotano quotidianamente il lavoro degli uffici comunali. Siamo naturalmente in discontinuità invece con quanto e con cosa e con quello con cui si è invece disinteressato il sindaco che attualmente sta amministrando la città, perché se oggi c'è un reparto di pediatria di nuovo a Ragusa è perché l'attuale amministrazione non se n'era preoccupato e ce ne siamo occupati noi assieme a un comitato di mamme, se oggi c'è ritornato decoro allo Stato Aldo Campo è perché ce ne siamo preoccupati noi, e quindi in discontinuità con quanto ha fatto, non ha fatto questa amministrazione, ovviamente promuoviamo un nuovo modo di interpretare i bisogni dei cittadini che devono essere principali. Ecco, non abbiamo visto, mi scusi se è stato un difetto tecnico, comunque siamo arrivati lo stesso al rispetto dei tempi. Chiedo scusa anche a chi ci segue. Riccardo Schininà. Sì, grazie, buonasera. La motivazione che sta alla base della mia candidatura è che spero possa diventare la missione politica di chiunque diventi sindaco della nostra città, è quello di combattere fortemente il fenomeno credo più preoccupante della nostra città, l'emigrazione giovanile. Noi pensiamo al futuro dei nostri figli fuori da Ragusa, sia da un punto di vista formativo sia da un punto di vista lavorativo, e credo che questo è un problema in una città che ha delle opportunità meravigliose, che ha delle potenzialità enormi e che sicuramente non vengono colte. Quindi c'è una grande differenza tra la città descritta su Facebook dall'amministrazione uscente e la città reale. Abbiamo avuto in questi 5 anni l'amministrazione migliore degli ultimi 30 anni nel raccontare, ma stiamo invitando noi la città a girare, ad andare in giro per la nostra città, a vedere il nostro centro storico, le nostre periferie, a vedere tutti i pezzi che abbiamo perso importanti, per far vedere che l'emigrazione giovanile dipende dal fatto che non stiamo cogliendo al massimo le nostre opportunità. Abbiamo bisogno di fare politiche strategiche nel mondo del turismo, abbiamo bisogno di interloquire con gli imprenditori, soprattutto esteri, che sono entrati nel nostro territorio, che è opportuno che entrino nel nostro territorio. Abbiamo bisogno di fare scelte fortissime nel mondo del centro storico, politiche di residenzialità, politiche finalizzate a riportare anche il commercio nel centro storico. Abbiamo bisogno di creare una connessione tra i nostri giovani, il patrimonio associativo e il patrimonio lavorativo. Credo che ci vogliono politiche di ambizione. Bene. E ci stiamo candidando per dare una scossa anche noi. Bene, grazie. Allora, una seconda tornata di interventi, nella quale comunque questa volta cambiamo e lo faremo gradualmente, progressivamente, l'ordine degli interventi stessi. Quindi questa volta cominciamo da Giovanni Cultrera. Al di là degli accenni già comunque abbastanza indicativi che sono contenuti nell'intervento che avete svolto già introduttivamente, ma possiamo individuare anche perché chi vi segue e chi debba decidere chi votare possa focalizzare l'essenza della vostra proposta? Una priorità programmatica, una idea forte che si pone in contrapposizione per esempio nel caso degli sfidanti rispetto all'operato dell'amministrazione uscente, o comunque che rappresenti l'accoglimento della domanda più forte e più pressante da parte della città in termini però complessivi, non rispetto alle tantissime frammentazioni di sensibilità o sociali oppure di visioni programmatiche, come idea forte che possa racchiudere in sintesi il senso della vostra candidatura e della vostra proposta. Domanda uguale per tutti, Cultrera. Sì. Questa è una bellissima domanda, direttore. Noi riteniamo, contrariamente a quello che qualcuno pensa, come dicevo prima, che Ragusa abbia bisogno di una scossa, di una sveglia, di riprendersi da un sonno ormai troppo prolungato da 10 anni a questa parte. Girando la città abbiamo visto che ci sono enormi criticità sotto tanti punti di vista e abbiamo individuato chiaramente delle priorità. Se a inizio campagna elettorale alla domanda
domanda quale sarà la prima cosa sulla quale pensate di lavorare, ho risposto senza ombra di dubbio sulla una programmazione turistica importante, perché riteniamo che come settore trainante questo meriti di essere sviluppato e potenziato e risvegliato dal torpore che vive. Oggi posso dire al termine della campagna elettorale di aver cambiato idea. Io mi rendo conto che Ragusa ha bisogno di un ricompattamento sociale, ci sono delle realtà di volontariato bellissime accanto a delle situazioni di disagio importante. Bene, non si può prevedere e pensare allo sviluppo organico di una città se non si va a ricucire questa ferita, questo distacco che c'è. Associazioni di volontariato importantissime, purtroppo trascurate, purtroppo accontentate con delle briciole rispetto a quelle che sono le potenzialità del bilancio comunale, tanta gente ha bisogno di intervento ed è su questo che noi come primo punto focalizzeremo la nostra attenzione dopo l'insediamento al Comune di Ragusa. Bene, grazie. Firrinceri. Ci fa piacere che lungo tutto questo percorso che ci sta vedendo confrontarci con i quattro sindaci, ecco, mi fa piacere che ora il candidato Cultrera abbia cambiato idea e si stia piano piano avvicinando a quelle che invece sono state le prerogative della nostra candidatura sin dall'inizio di questo percorso. Noi abbiamo sempre detto, e l'ho detto proprio nel giorno in cui abbiamo presentato la mia candidatura assieme a Nuccio Di Paolo e a Stefania Campo, che la città ha bisogno di empatia, che i cittadini hanno bisogno di trovare a Palazzo dell'Aquila qualcuno che li sappia ascoltare, qualcuno che sia vicino alle loro esigenze, qualcuno che, come sottoscritto in questi anni da consigliere comunale, è riuscito ad accogliere le loro istanze, portarle nel Palazzo delle istituzioni, non solo il Palazzo Comunale, e poi a trovarvi le giuste soluzioni. Questo è quello che dal primo momento dovremo iniziare a fare proprio come atteggiamento. Poi se mi dice quali saranno i primi adempimenti tecnici che dobbiamo sicuramente attenzionare, abbiamo in scadenza dei progetti dei fondi FSE FSC che hanno una scadenza già al 30 di giugno, la programmazione 2023-2029, prima 2021-27, che è stata prorogata per la pandemia, ha necessità immediata di essere avviata, e poi dobbiamo attualmente subito mandare le linee programmatiche, le linee strategiche alla Regione per quella che è la nuova agenda urbana, il FUA, che oggi coinvolge 7 comuni e che oggi drammaticamente per la campagna elettorale è bloccata e dobbiamo subito attivarla. Bene, bene, grazie. Schirinà. Guardi, sintetizzare in un'unica azione politica la caratterizzazione credo che possa banalizzare. La politica è l'arte della complessità e nella nostra città abbiamo tantissime emergenze, abbiamo un'emergenza sociale, abbiamo l'esigenza di avviare con forza politiche di inclusione sociale e di dialogo tra le comunità straniere e la nostra comunità, abbiamo l'esigenza di ritornare ad essere comunità come città. Quanti sono i nostri ragazzi, i nostri giovani, le nostre famiglie che conoscono integralmente il nostro territorio, il nostro patrimonio artistico, culturale, ma anche il nostro patrimonio imprenditoriale? Quanti sanno che abbiamo la società leader mondiale nella produzione della farina del Carrubo, oppure che produciamo il 70-80% del latte di tutta la regione siciliana, che abbiamo 700 aziende? Quindi ritornare ad essere comunità significa creare senso di appartenenza. Abbiamo l'esigenza di grandi infrastrutture, di scelte forti sulle infrastrutture, una tra tutte è il parcheggio multipiano di Ibla che da oltre 10 anni giace nel piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo l'esigenza di cogliere le sfide del terzo millennio, dalla transizione digitale, che ora sta provando l'assessore, credo, Iacono, a dire che ha fatto qualcosa, ma per fortuna chi vive il comune, gli imprenditori che operano con il comune, i dirigenti si rendono conto della ridicolizzazione di queste affermazioni, dalla transizione ecologica alla comunità energetica, all'ecosistema bonus, che è stato un esempio di come abbiamo non colto delle opportunità del terzo millennio. Credo che sia tanto ciò che deve essere fatto in questa città. Grazie, Cassì. Ma allora, io ho amministrato appunto in questi 5 anni, quello che farò sin da subito dopo l'eventuale rielezione è portare avanti la enorme mole di progetti che sono in itinere. Noi abbiamo 150 milioni di progetti in corso, alcuni già completati, alcuni con cantieri già aperti, alcuni con lavori aggiudicati, alcuni in una fase progettuale già esecutiva, decreti finanziamento arrivati. C'è uno straordinario fermento in città
sotto questo aspetto. C'è una programmazione 21-27 slittata di due anni che deve essere messa a punto, c'è una strategia che deve essere condivisa con altri comuni, perché ci saranno altre decine di milioni a disposizione del territorio ragusano e quindi bisogna immediatamente programmare come spenderli. Io posso dire una cosa, che il comune di Ragusa è la migliore stazione appaltante della Sicilia, non lo dico io, lo dicono i numeri, lo dice le statistiche, lo dice anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori. In questo senso si è creata una struttura di grandissima efficienza all'interno del comune, una struttura tecnica fatta di tecnici ma anche una struttura amministrativa. In questo modo si è creato veramente una straordinaria sinergia tra settori che ha consentito al comune di Ragusa di mettere a frutto finanziamenti, ripeto, per decine di milioni di euro. La città sta cambiando, noi non perderemo neanche un euro di quelli che ci sono stati attribuiti tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo seguendo scrupolosamente tutte le attività progettuali e non c'è dubbio che nei prossimi anni, ma a cominciare dal primo giorno dopo la rielezione, dovremo occuparci di questo. Grazie. Allora, altra tornata di domande, che cominciamo con Firrincieli. Ovviamente i cittadini dovranno eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Spesso in questo tipo di elezioni le categorie degli schieramenti politici rilevano poco, ma comunque rappresentano anche un modo in cui in ogni caso si svolge complessivamente in tutte le articolazioni dello Stato la vita democratica del paese e quindi anche della città. Quindi la domanda di questa tornata di interventi è questa: ciascun candidato, rispetto al profilo e alla identità politica o civica o quello che sia o mista della coalizione, spieghi come, qualora venga eletto sindaco con o senza maggioranza, voglia operare per cercare di portare avanti, di elaborare le migliori proposte, di interagire nella vita complessiva con le altre istituzioni con cui una città ovviamente deve raffrontarsi per cercare di portare a termine i problemi che intende realizzare. È un discorso che riguarda certamente una parte, non so se piccolo o grande, degli elettori, perché ci sono elettori che magari sceglieranno la figura del sindaco in quanto tale ed elettori che comunque non si accontentano di questo o non puntano solo su questo e che hanno bisogno di trovare nel proprio voto un sentire politico che in qualche modo li faccia star bene. Firrincieli. Guardi, proprio nella nostra coalizione c'è tutto il nostro programma, perché se parliamo di sinistra italiana stiamo parlando di lavoratori, stiamo parlando di questioni legate agli ultimi, se parliamo di articolo 1 parliamo di una frangia del PD, di un ambito del PD che è sicuramente molto più sensibile e meno spostato verso la destra o il centro-destra rispetto a quello che insomma stiamo vedendo oggi in città. Se vediamo Europa Verde, i temi dell'ambiente sono sicuramente la cosa più importante di cui dobbiamo tenere conto su questa transizione ecologica e su tutte quelle che sono le nostre politiche che vorremmo portare avanti. Se parliamo di equità territoriale, naturalmente stiamo parlando di contrastare quella aberrazione che sta cercando di fare il governo di destra con l'autonomia differenziata. Se parliamo di Movimento 5 Stelle, non possiamo assolutamente che non pensare a tutte quelle azioni molto popolari di sostegno agli ultimi e anche di sostegno alle imprese, perché non ci dimentichiamo che il 110% è stata una misura che ha pensato il Movimento 5 Stelle e che era talmente buona che, non avendola avuta gli altri partiti, hanno pensato bene di demolirla. Quindi una forte caratterizzazione sul mondo dell'impresa e sul mondo dell'ascolto delle associazioni, degli ultimi, dei fragili. Questa è la nostra offerta politica, che non ha contraddizioni. Grazie. Schirinà. La domanda riguarda la concezione del ruolo della politica e del sindaco fondamentalmente. Io sono un uomo politico, amo la politica, faccio politica da quando ho 14 anni, sono stato eletto in consiglio comunale con i democratici di sinistra a 19 anni e sono un uomo di centrosinistra che ritiene fortemente che la politica a tutti i livelli e anche a livello comunale è caratterizzata da destra-sinistra. Punto. Noi abbiamo un candidato di centrosinistra che sono io, un candidato di sinistra del Movimento 5 Stelle, un candidato della destra e un candidato che non so di che cos'è. Credo che questo non so di che cos'è è un qualunquismo che dobbiamo combattere, perché questo non so che cos'è porta all'indifferenza, porta all'allontanamento della politica. Inoltre la concezione del ruolo della politica. La politica non è soltanto governo, non è soltanto proposta. La politica è protesta, rappresentanza di una comunità è protesta ed è un ruolo che
che in questi anni è totalmente mancato. Già più volte ho detto che abbiamo perso tantissimi pezzi, dalla Camera di Commercio all'Asia, alla Banca d'Italia, all'Università, ospedale che perde ogni anno pezzi, il porto che passa nelle mani dei maltesi. Bene, quello che è mancato è stato il ruolo della protesta. Sono contentissimo però che sotto questo punto di vista Peppe si è reso conto di questa lacuna. Infatti 2 o 3 mesi fa nella carta dei principi della coalizione di Peppe Cassis si parlava che l'elemento caratterizzante doveva essere la diplomazia, la sobrietà, l'eleganza, ma poi all'ultimo inserisce l'appoggio di Cateno De Luca, che è espressione opposta di educazione, eleganza e sobrietà. Grazie Cassis. Ma viene rappresentata una situazione veramente contraria rispetto alla realtà. Si dice, è stato appena detto, che c'è una disaffezione rispetto al mondo politico, però il candidato Schinina rappresenta ed ha proprio dei rappresentanti che dimostrano come effettivamente succedono delle cose strane che portano poi la gente a staccarsi dalla politica, perché nella coalizione ci sono ex forzisti, ex musumeciani, ex grillini, c'è ex di tutto praticamente, quindi alla fine se la gente si allontana dalla politica, caro Riccardo, non è perché per i motivi che dici tu, ma proprio perché non c'è più un quadro unico, non c'è più qualcosa che la gente comprende, ci sono cambi di casacca continui e questo non fa bene. Io ho fatto una scelta diversa, ho fatto una scelta anche coraggiosa, mi è stato riconosciuto un certo coraggio, io ho scelto di stare fuori dalle compagini tradizionali dei partiti, io mi sarei potuto accomodare dentro un partito importante, mi avrebbe garantito possibilmente anche una carriera futura. Ho fatto una scelta diversa, ho fatto una scelta in direzione della città, ho fatto una scelta seguendo una mia sensibilità che è maturata in questi anni proprio perché sono venuto a contatto con realtà associative cittadine di straordinario interesse, di straordinaria capacità. Ho fatto la scelta quindi di privilegiare l'aspetto, diciamo, dei valori, dei principi, distaccandomi da un concetto tradizionale di politica di destra e di sinistra che non ha secondo me un significato ancora pregnante nell'amministrazione delle città. Amministrare la città non deve Grazie Cutrera. È vero, amministrare una città non deve essere né di destra né di sinistra, però è anche vero dall'altra parte che destra e sinistra connotano delle chiare ideologie e dei chiari modi di pensare. Se l'amico Sergio Firrinceri ha detto che il suo governo ha varato delle misure popolari, io le definirei più populiste che popolari, è anche vero che solo laddove c'è una chiara identità politica, destra, centro o sinistra, si può ben arrivare ad avere una linea retta che porti il governo della città, dello Stato, della regione, della provincia, quello che sia, in una chiara direzione, avendo chiari gli obiettivi che si vuole perseguire e lavorando per quelli. Io ritengo che laddove ci siano delle miscellanee di vario tipo, questo diventa difficile. È quello che potrebbe succedere in un eventuale secondo turno se si arrivasse a un ballottaggio e ci dovessero essere degli accorpamenti, là si dovrà mediare. Ebbene, noi siamo certi che la nostra coalizione, avendo chiaramente una connotazione di centrodestra con delle idee molto chiare, tese al sociale, tese al miglioramento dell'economia e quant'altro, non avrà certo difficoltà nel trovare una linea retta, identitaria, chiara e coerente, che consentirà alla città solo che bene e sviluppo per i prossimi 5 anni. Bene, grazie. Adesso un turno senza domanda, perché facciamo uno spazio, ma sarà di 60 secondi, un po' più breve, in cui ciascuno, se ha da replicare, da osservare, da riflettere, da considerare, da sottolineare, da dissentire, qualunque cosa voglia fare rispetto a ciò che ha ascoltato dagli altri ospiti. Schirinà. È d'obbligo dire che la mia coalizione è stata descritta come una coalizione degli ex. La coalizione dell'amministratore uscente è una coalizione degli attuali di Cateno De Luca, degli attuali di Ignazio Abate, degli attuali di Azione, che Nitto Rosso è il commissario provinciale di Azione, degli attuali della sinistra cattolica ragusana classica con Giorgio Masseri e con Ragusa Prossima, ed è una coalizione piena di contraddizioni politiche enormi,
però nascosse dietro un civismo ben che va a camuffare perfettamente queste contraddizioni e coperte da un Peppe Cassì che ha un'immagine che va al di sopra delle parti e che non evidenziare tutte queste contraddizioni. 5 anni fa, bene, la proposta elettorale di Peppe non fu trasparente perché dappertutto si diceva no, Ciccio Barone non esiste, attenzione, non è nella nostra squadra. Dopo 6 mesi l'abbiamo trovato come assessore, stessa identica cosa sta accadendo bene, oggi. Erano solo 60 dietro, secondi, grazie. Dietro grazie. Il civismo non c'è politica, ma Cassì. C'è la politica. Ma non è vero assolutamente, non ho mai detto che Ciccio Barone non era nella coalizione, ha partecipato a tutta la campagna elettorale, è stato al mio fianco, quindi era assolutamente nella coalizione. Piuttosto dovresti spiegare come mai non lo hai ancora indicato come assessore, penso che lo farai nel secondo turno, anzi posso immaginare perché non l'hai fatto, diciamo che può essere imbarazzante mettere in una stessa squadra assessoriale Barone o Calabrese o Solarino, gente che veramente ha una incompatibilità reciproca assoluta e conclamata, quindi francamente questi ragionamenti io non mi sono permesso mai di entrare nel campo avverso, ma se sono costretto perché qualcuno lo fa nel mio campo devo replicare. Io posso dire che ho conosciuto in questi anni, allora ho fatto una scelta di allontanarmi dai partiti, sarà una scelta che rivendico, dopodiché ho aperto a liste, a coalizioni che avessero una connotazione civica, di persone che comunque so che si sono spese nella città anche in passato, persone volte anche nuovi, si è organizzato, si è ragionato intorno a un programma, si è condiviso dei principi. Io penso che amministrare una città significa appunto grazie. Condividere principi e cercare grazie di fare qualcosa di utile per la comunità. Sì, mi diverte molto, devo dire, questo tiro al rimpallo tra i miei due colleghi candidati. No, a me dispiace notare una cosa, quasi quasi ci si vergogna a dire e a rivendicare la propria appartenenza, perché non c'è dubbio, caro Peppe, che tu hai il tuo capogruppo del Partito Democratico fino a 3 mesi fa, oggi candidato con te, che vice capogruppo dei Grillini, oggi candidato con te, l'esponente di Ignazio Abate, l'esponente di Catenon De Luca. Allora bisogna avere il coraggio di dire quello che si è veramente senza vergognarsi e nascondersi dietro al dito. Allo stesso modo Riccardo avrà i suoi problemi, il PD con Ciccio Barone, capisco che è una difficile convivenza. Questo non significa che però ci si nasconde nell'affermarlo. Io sono convinto che però la coerenza alla fine paga sempre. La nostra è stata una scelta identitaria Italia e di questo siamo grazie veramente orgogliosi. No, è veramente, no, condivido col collega che è veramente ilare, insomma, la situazione, perché abbiamo effettivamente due poi candidati contrapposti che naturalmente hanno delle contraddizioni all'interno delle proprie coalizioni e delle insalate, no? Secondo me, a differenza delle insalate che dovrebbe essere leggera, invece sono abbastanza indigeste, ma sia per gli elettori che vorrebbero votare Peppe Cassì, sia per gli elettori che vorrebbero votare anche Scrinà. Naturalmente l'offerta più sincera la facciamo sia noi che non abbiamo nessuna contraddizione al nostro interno e devo dire anche il collega Cultrera, perché siamo le due offerte sincere alla città senza nessuna contraddizione, senza consiglieri di minoranza che all'ultimo minuto sono saltati sul carro di Peppe Cassì come degli avventurieri che sperano di trovare una poltrona accodandosi al candidato che all'inizio di questa campagna elettorale era più forte, e sia come altri che insomma credono nella possibilità di poter avere chance grazie, dall'altra grazie. Parte. Allora, altro turno di domande, ricominciamo con Cassì, cerchiamo di sondare in questa tornata il sentire dei nostri candidati rispetto al sentire diffuso anche su temi di attualità che possono essere locali come no. L'alluvione nella Romagna è l'ennesimo episodio, è l'ennesimo disastro che ogni volta politicamente interpella nell'emergenza le responsabilità di tutti, la coscienza comune, mai più perché finalmente cambieremo registro, poi questo non accade mai. Sono 14 finora i morti in Romagna, speriamo che il numero non salga. Allora, per quanto un comune possa fare, per quanto un sindaco e l'istituzione comunale abbia nella propria disponibilità, ciascuno di voi cosa intende fare, cosa oggi dice alla città che potrebbe votarlo e quindi eleggerlo sindaco dal punto di vista di ciò che si possa fare per prevenire finalmente questa condizione disastrosa di gravissima fragilità e di pericolo di esposizione ad ogni forma di calamità naturale? Sul rischio alluvioni la Sicilia è la regione che sta meglio rispetto ad altre che stanno molto peggio, tipo Emilia, Toscana, Veneto ed altre, però su altri rischi sta molto male. E
complessivamente stiamo male anche rispetto agli alluvioni per gli episodi che ci sono state, ma nella realtà complessiva la Protezione Civile cosa fa, cosa potrebbe fare di meglio, il Comune in più cosa pensa di poter fare, e all'interno di questo vi chiedo perché ci si impegna poco in questo senso, perché c'è una scarsa sensibilità elettorale e quindi non c'è appeal e quindi non si guadagnano voti se si parla di questo, e voi sinceramente come vi ponete rispetto a questo tema? Cassì. Sì, non c'è dubbio, forse c'è una scarsa attenzione proprio perché non è un tema elettoralmente rilevante, forse i governi centrali potrebbero, dovrebbero fare di più. Questo è un problema mondiale, quando succedono questi eventi così gravi vedo che in tutto il mondo si fatica a resistere alla forza della natura, le alluvioni, gli allagamenti, i morti succedono un po' dovunque, questo deve far riflettere sicuramente. Io posso dire che al Comune di Ragusa fino a un paio di settimane fa abbiamo avuto un incontro tecnico con i responsabili della Protezione Civile. Abbiamo messo a punto un programma proprio che prevede il tipo di intervento o il modo come procedere in caso di eventi avversi, naturalmente era già messo a punto, ci siamo confrontati su questo, ci siamo scambiati le idee, c'è un coordinamento molto, molto preciso. Io posso dire che sul tema delle alluvioni come Comune di Ragusa ci stiamo attrezzati, abbiamo provato a risolvere problematiche storiche, una per tutte quella della via Archimede, c'era questo allagamento, a volte diventava anche pericoloso perché da una parte c'è la ferrovia, quindi l'acqua non si poteva far defluire da quella parte, rovinava la massicciata dei binari, quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione complicata. A monte abbiamo intercettato quest'acqua che ruscella dalle parti da tutti i quartieri nuovi della città, la intercettiamo, la spostiamo verso Tabuna attraverso un'operazione di ingegneria idraulica veramente complicata, lavori che serviranno a scongiurare questi problemi laddove si sono manifestati. Grazie, Cultrera. Sì, per fortuna il rischio idraulico a Ragusa è molto limitato proprio per la conformazione geografica, orografica della città. Questo non significa che non ci siano altri rischi di altra natura. Io ho una sensibilità particolare nei confronti della Protezione Civile, avendo tra l'altro sostenuto con successo un master qualche anno fa proprio in organizzazione e gestione della Protezione Civile, quindi è un tema a me molto caro, perché capisco l'importanza della prevenzione da un lato e dell'emergenza dall'altro. In realtà in Italia siamo bravissimi nella gestione dell'emergenza, ancora una volta in Emilia lo stanno dimostrando. Mi dispiace però che, e colgo l'occasione per augurarmi chiunque sarà il futuro sindaco di Ragusa, che la Protezione Civile a Ragusa è assolutamente sottodimensionata e trascurata. Incontrando i volontari mi dicevano che vengono pagati 8 euro ad intervento, prescindendo dalla durata. Sono con dei mezzi fatiscenti, dei mezzi rattoppati, recuperati quando ce l'hanno, se non costretti ad andare con le loro auto. Allora, siccome comunque siamo una zona a rischio, il rischio sismico è il rischio più alto, ma ci sono altri rischi. La Protezione Civile rappresenta una cosa importantissima per il benessere e la sicurezza dei cittadini, sarà importante mettere mano a questo settore e garantire tariffe più elevate in modo da incentivare sempre più i volontari ad accompagnarsi alla Protezione Civile convenzionata. Grazie. Firrincieli. Allora, intanto, giusto perché ha tirato in ballo l'argomento, mi faccio andare un messaggio di solidarietà naturalmente alle famiglie, ai territori alluvionati, a tutti i soccorritori che si stanno impegnando in queste ore, che certamente stanno dando onore e merito, insomma, a quello che è il ruolo che svolgono durante la loro attività ordinaria, che in questi giorni invece sono preoccupati e occupati in modo straordinario. E, vedo già le due contraddizioni delle risposte precedenti. Si parla di piano della Protezione Civile, nel caso in cui avvenga non si pensa mai a prevenire. Il grave problema in Italia è quello di non preoccuparsi a priori di quello che potrebbe accadere e quindi evitare, scongiurare tutte quelle problematiche dovute al dissesto idrogeologico, che non è la semplice allagamento, che per carità per noi è qualcosa di veramente ormai atavico, e che vedremo se poi verrà risolto con l'intervento che è stato pensato in via Archimede, ma dobbiamo pensare a eventi franosi, eventi c'è qualcosa che con me si va a perdere la registrazione, quindi dobbiamo pensare a eventi franosi, dobbiamo pensare a pianificare meglio gli interventi di costruzione e di edificazione, e mi rendo conto che questo invece non viene attenzionato, e la vera, e lo dirò perché si stanno finendo i secondi, il vero disinteresse nei confronti della programmazione del rischio
legato alla protezione civile è stato per esempio il piano regolatore, che in una sua parte non prevede il piano di sicurezza, e questo lo dirò più tardi. Grazie Schinina. Sì, condivido con Sergio il messaggio di forte solidarietà nei confronti delle persone colpite. E come tutte le tematiche, anche questa tematica deve essere trattata sia con riguardo all'emergenza, alla contingenza, sia con riguardo alla prevenzione in modo strutturale. Bene, il cambiamento climatico è una tematica di livello mondiale, che la politica a livello mondiale, nazionale, regionale e comunale deve impegnarsi a tutti i livelli per sensibilizzare le comunità. Quando noi parliamo di mettere al centro del nostro programma le sfide del terzo millennio e parliamo di transizione ecologica, parliamo dell'esigenza di sensibilizzare anche la nostra comunità su gesti quotidiani, su investimenti finalizzati a combattere il fenomeno del cambiamento climatico, che sta alla radice di fenomeni così gravi e sempre più frequenti. Dopodiché, con riguardo alla contingenza, bene, il problema della protezione civile è un problema veramente interessante, che riguarda diverse amministrazioni. Si è ritrovato questo problema e, come le altre amministrazioni, non l'ha risolto. Il problema qual è? Che è anche opportunità. Abbiamo dei volontari meravigliosi che prestano servizio con risultati eccellenti, però che ho difficoltà io a chiamare volontari. Sono dei lavoratori che prestano attività lavorativa, che lo fanno con grande spirito di sacrificio e anche di appartenenza nei confronti della nostra comunità. Tutti dovremmo tra di noi impegnarci per fare in modo che queste persone possano essere valorizzate nei loro diritti di lavoro. Bene, grazie. In questa tornata approfondiamo ancora questo tema, sia pure cogliendo un altro aspetto. In parte ne ha accennato Schirinà, perché è un fenomeno, purtroppo una tragedia come quella della Romagna, ma tante altre pure, sono frutto della combinazione quantomeno di due grandi fattori rispetto ai fenomeni atmosferici. Da una parte la crisi climatica e dall'altra la massimizzazione degli effetti per il pessimo stato del territorio. Entrambi sono fattori importanti. Concentriamoci però sul primo, la crisi climatica. Come modello, come sfida che non si combatte solo con interventi specifici, ma anche probabilmente con un ripensamento del modo di vivere, che può anche partire fin dalle città che voi vi proponete di amministrare. E allora, cosa pensate di fare da questo punto di vista, per quanto possa fare un comune, ma in questo caso un comune anche come comunità che l'istituzione guida? E vi chiedo Cassandra, che è una realtà associativa scientifica anche molto importante, che in Sicilia ha lanciato un appello a tutti i candidati a sindaco affinché facessero una dichiarazione, si impegnassero o meno a istituire un assessorato al cambiamento climatico, cioè contro gli effetti del cambiamento climatico, coinvolgendo la protezione civile. Vede il vostro consenso, la vostra adesione? Cosa ne pensate? Avete già pensato di farlo? Se non vi era arrivata questa proposta, come la valutate, e se ritenete di dire qualcosa rispetto a come operativamente vorrete affrontare questo problema. Cultrera. Sì, allora sicuramente interessante la proposta di Cassandra, anche se magari si potrà parlare di delega più che di assessorato, perché avere un assessore solo dedicato a quello sarebbe veramente impegnativo. Sicuramente va ripensato il modello di città, soprattutto per quanto riguarda le nuove costruzioni. Questo non significa che non si possa intervenire anche nell'esistente. Si è privilegiata l'urbanizzazione selvaggia, si continua a costruire senza prevedere adeguati spazi a verde. Tutto questo nel 2023 è assolutamente anacronistico, ma soprattutto è deludente, perché non c'è quella giusta attenzione che andrebbe posta laddove sarebbe bellissimo che ogni immobile costruito, accanto a ogni immobile costruito, ci fosse un piccolo polmone verde in modo da arricchire la città. Purtroppo abbiamo assistito anche in questi anni al taglio selvaggio di tanti alberi in città, anche alberi secolari. Questo è un vero peccato. Parlando con esperti del settore, mi dicevano che si sarebbe potuto semplicemente ridimensionarli senza per forza abbatterli e raderli alla radice. Noi siamo convinti che la nuova città, la città del futuro, dovrà essere pensata prevedendo adeguati spazi, vie di fuga, aree verdi che potranno essere anche allocate nel centro storico, laddove settori di scarso interesse artistico potranno essere, grazie a una legge del 2015, demoliti e destinati a altro. Grazie Firrincelli.
Assolutamente accogliamo l'esortazione dell'associazione Cassandra, un assessorato senza portafoglio o una delega, questo assolutamente lo possiamo ipotizzare. Naturalmente andiamo ad intervenire in un tessuto urbano che già è stato lacerato da scelte del passato, che naturalmente ne hanno determinato l'assenza di spazi verdi, non c'è stata una opportuna pianificazione, non ci sono state la realizzazione di nuovi polmoni. Anche nell'immediata periferia ragusana abbiamo solo costruito costruito quartieri dormitori senza la cura e l'attenzione a queste aree di verde, che naturalmente dobbiamo a questo punto cominciare a ripensare anche al centro storico, perché pensare ancora di continuare a costruire e dove facciamo un immobile creare un polmone accanto, penso che insomma questo deve essere l'idea che ci dobbiamo cominciare a togliere dalla testa. Dobbiamo riqualificare il centro storico, l'abbiamo detto in più sedi, dobbiamo riqualificare e rigenerare, dobbiamo nel nuovo piano regolatore che andremo a rivedere immediatamente, contestualmente con il piano particolareggiato, andare a prevedere delle demolizioni e ricostruzioni anche di case senza valore, ma anche di immobili pubblici. Dovremo ritrovare spazi verdi, dobbiamo ritrovare spazi anche per creare delle aree di sgombero, delle aree di ammassamento in caso proprio di calamità naturale. Questo grazie. È importante. Schinina. Le politiche per combattere il fenomeno del cambiamento climatico sono poliedriche, quindi avere un assessore con una delega al cambiamento climatico consentirebbe di armonizzare tutte queste politiche, perché dobbiamo lavorare per la forestazione urbana, ma possiamo lavorare per la forestazione urbana solo se facciamo prima un piano del verde che ci consenta di monitorare tutto il verde esistente e ci consenta anche di programmare le nuove piantagioni sulla base della scienza, fondamentalmente pensando al verde non come un ornamento ma come un'infrastruttura della nostra città. Dobbiamo iniziare a fare un regolamento edilizio che dia degli sgravi concessori a quelle famiglie, a quegli imprenditori che facciano degli interventi di ristrutturazione edilizio o nuove edificazioni che rispettino i criteri dell'efficienza energetica. Penso anche all'esigenza di produrre energie pulite. Attenzione sulle energie pulite, noi nel nostro programma abbiamo detto siamo a disposizione per l'utilizzo di tutto il nostro territorio, anche dei suoli pubblici, per la produzione di energie alternative, a condizione che il nostro territorio però ne abbia un ritorno energetico oppure un ritorno economico. Per questo ci siamo opposti al parco eolico offshore di fronte alla Vega, perché siamo d'accordo ai pali eolici offshore a condizione che se li metti davanti al tuo territorio, il tuo territorio, come il Ragusa, ne abbia un ritorno economico o energetico. Grazie, Cassi. Sì, noi siamo favorevoli al parco eolico offshore, siamo favorevoli nella misura in cui il parco ha un impatto, diciamo, estetico assai limitato, quasi impercettibile. Siamo favorevoli dal momento che non possiamo semplicemente dire no, non va bene, o perlomeno va bene ovunque tranne che vicino casa nostra, perché è un atteggiamento che è sbagliato, che in passato ha portato soltanto pessimi risultati. Siamo favorevoli perché certamente ormai la Sicilia, con le caratteristiche climatiche che ha, può tranquillamente ospitare, anzi è il luogo ideale dove poter realizzare questo tipo di infrastrutture energetiche. Ovviamente si deve sfruttare il vento, ma si deve sfruttare anche il sole. Io penso che non c'è dubbio che il comune, la città, il territorio che subisce uno stress ambientale dalla realizzazione di questo tipo di infrastrutture debba riceverne una compensazione, ma è già previsto se ci sono dei cavidotti che passano all'interno del proprio territorio. Io posso dire che esiste a Ragusa già un piano del verde, posso dire che ci sono dei progetti che sono finalizzati a realizzare dei polmoni verdi, di spazi verdi, sono dei parchi che già nati, che stanno crescendo. Abbiamo fatto degli investimenti importanti su alcuni spazi verdi della città, uno per tutto, la zona dell'ex scalo merci, ci sono 5.000 metri quadri che diventeranno un grandissimo giardino, un grandissimo parco fruibile, e quindi c'è già un grande sforzo in quella direzione. Bene, grazie a Cassi. Adesso ricominciamo la tornata con Schinina. La domanda è questa, così tentiamo una sorta di test psicosociale. L'episodio che è avvenuto domenica scorsa, la partita di calcio del Ragusa con l'appendice che c'è stata con la polemica con Emanuele Filiberto di Savoia,
A leggere le cronache vi ha trovati poi tutti d'accordo nella lettura dell'episodio, nella reazione, nella presa di posizione. È un argomento che ha coinvolto sicuramente una parte importante della città. Se voi doveste raccontarlo a qualcuno, con quali parole lo fareste? Schirinà. La prego di darmi 5 secondi, un attimo per una replica a Peppe, perché mi piacerebbe evitare di mistificare la realtà. A Ragusa non abbiamo un piano del verde, ci lavoriamo da 10 anni per creare e adottare un piano del verde, quindi questo non è vero. Per quanto riguarda quello che è accaduto a Ragusa domenica, è stata lesa la dignità della nostra comunità, del tutto, della nostra classe imprenditoriale, delle nostre associazioni sportive più importanti, e quindi ho piacere al fatto che la politica sia unita a difesa del territorio. Veda, rispetto alla vicenda del parco eolico, in cui Peppe ha un'idea di svendere il nostro territorio supinamente rispetto a logiche del tutto idealistiche, consentendo a imprenditori di speculare sul nostro territorio, io sono dell'idea che esserci uniti invece a difesa della dignità della nostra città sia stato un bel messaggio, perché Filiberto ha per una sconfitta offeso la dignità della nostra comunità, la dignità di un'associazione sportiva di grande rilievo, e rispetto a queste tematiche la politica si deve unire, perché, come dicevo sempre prima, la politica non è soltanto governo, ma la politica è protesta. E per fortuna che Cateno De Luca ormai è nella coalizione con Peppe Cassì, perché ha iniziato Peppe in questi ultimi due o tre settimane, dalla vicenda dell'aeroporto con un post veramente acceso alla vicenda di Filiberto, a iniziare a tutelare il nostro territorio. Grazie, Ferrincelli. Facciamo al contrario? Sì. Benissimo. Intanto mi permetta di fare i nostri complimenti alla società sportiva ASD Ragusa Calcio 1949, che comunque rimane in Serie D con merito, perché la partita che noi abbiamo seguito assieme a tutto il nostro gruppo di candidati consiglieri comunali, insomma, è stata vinta sul campo. E se qualcuno poi, nella fattispecie il principe Emanuele Filiberto, abbia voluto trovare lì insomma, un pretesto per poter nascondere la propria sconfitta, naturalmente questo ci fa prima sorridere, però attenzione, ci fa indignare. Però veda, questo poi fa parte del costume degli italiani. Noi ci accaloriamo e sentiamo tutti addosso la bandiera italiana quando ci sono i campionati mondiali di calcio, no? E di nuovo di fronte ad un evento calcistico, di fronte di nuovo al pallone, ci siamo ritrovati tutti uniti e coesi nel condannare un attacco che arrivava non solo al nostro mondo produttivo, al nostro mondo sportivo, ma anche alla nostra città tutta, che andava e che va assolutamente tutelata nelle sedi opportune. Se questo tipo di piglio che abbiamo per il pallone riusciamo a metterlo anche nella difesa del nostro territorio, riuscendo a coordinarci come politica tutta a tutti i livelli, quando ci tolgono la Camera di Commercio, quando ci tolgono l'aeroporto, quando non ci danno le infrastrutture, quando non riusciamo a fare sistema per richiedere la ferrovia, per richiedere tutto quello che può essere utile allo sviluppo del nostro territorio, allora avremo vinto. Ultrera. Sì, ieri parlavo con dei dirigenti del Ragusa Calcio e abbiamo ironizzato un po' sulla vicenda, che in realtà di per sé sarebbe drammatica, dicendo: se domenica c'erano 2.800 spettatori, se ci fanno ripetere la partita avremo 5.000 paganti, quindi che ben venga quasi quasi. Certo, per il principe Emanuele Filiberto tornare a casa con 6 pappine o 6 pere, come qualcuno l'ha definito, non deve essere stata proprio la cosa migliore al mondo. È anche vero che questo è frutto di quella degenerazione della politica alla quale siamo abituati, della politica e della vita sociale in generale, alla quale purtroppo una certa classe politica ci ha abbandonato. E qua i miei due colleghi che mi stanno a destra e a sinistra sono portatori di esempio di questo: De Luca con la bandiera della Sicilia all'Ars, l'amico Ferrincelli con il re del Vaffa, che insomma ha indottrinato una, purtroppo e inquinato 10 anni di politica italiana. Esempio gravissimo quello di Emanuele Filiberto. Sono contentissimo che tutti ci siamo ritrovati d'accordo nel condannarlo. Io mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, vada a perseguire, perché oltre al danno all'immagine del territorio di Ragusa c'è anche un grave danno all'immagine dell'imprenditore che ha ospitato in maniera egregia questa squadra e che merita tutti gli onori, così. Grazie. Come si merita. Cassì. Tutta la città.
Ma io osservo che riuscire a infilare nella risposta dove si parla del Emanuele Filiberto, il fatto che Cassini stia per voglia svendere la sua città a non so quale mondo imprenditoriale, veramente bravo Riccardo, complimenti. Cioè, va bene, parliamo di Emanuele Filiberto, siamo seri. Allora, chiaramente è stata una caduta di stile clamorosa, ma non per il... per quello che ha denunciato, perché per carità, se lui avesse avuto delle prove rispetto a un fatto veramente grave che ha denunciato, allora avrebbe dovuto portare delle prove e dire è successo questo, ho le prove, e mettere alla berlina tutta una città, tutta una comunità, non solo la squadra sportiva, non solo la struttura alberghiera che ospitava la squadra, senza avere appunto uno straccio di prove, è stato un gesto di una gravità inaudita. E quindi su questo è chiaro che tutta la comunità, tutte le addette lavori, gli opinionisti, si sono tutti quelli che vivono a Ragusa, in qualche modo ci siamo indignati rispetto a un episodio del genere, è venuta fuori una reazione unanime. È chiaro che lui non ha idea di cosa significhi fare sport, evidentemente, non ha idea di che del fatto che lo sport deve, nello sport si vince, si perde. Lui ha perso 6-0, addirittura non 1-0, 2-0, magari avrebbe fatto meglio, insomma, a riflettere sui motivi della sconfitta. Soltanto questo è il modo per cercare di evitare di evitare il ripetersi della sconfitta e andare meglio la prossima volta. Diciamo che è una questione incommentabile. Bene, grazie. Allora, prossima tornata, cominciamo questa volta con Firrinceli. Parliamo della identità della città, l'identità che la città ha per la sua storia ovviamente, ma anche quella che vuole implementare, costruire, anche variando qualcosa, ma con uno sguardo di lungo corso e con un respiro lungo. Ciascuno di voi candidati, se sarà eletto sindaco, è disposto a guardare oltre lo stretto segmento temporale in cui nell'agone, nella dialettica politica, tutto sembra finalizzato poi al test elettorale successivo e quindi alla riconferma o meno? Siete disposti e come? Fate delle proposte, fate degli esempi, fate dei cenni, esponete un'idea che possa eventualmente avere le gambe e il respiro lungo, al di là dell'avvicendarsi, quando capita, del colore politico delle maggioranze e dei sindaci. Firrinceli. Lei secondo me segue tutti gli incontri che stiamo facendo, perché è proprio una domanda alla quale spesso do questa risposta. Intanto mi consenta, col collega che parlava del Vaffa, che comunque è stato dirompente nella politica ragusana, che italiana, mi scusi, e comunque anche ragusana, perché il Movimento 5 Stelle è un baluardo a Ragusa, siamo oltre sempre il 20%, 23-30%, quindi quel Vaffa qui a Ragusa ha avuto un buon radicamento. Però guardi, mi creda, è più grave che il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, si rifiuti di dichiararsi antifascista, quindi quello che per Costituzione, insomma, è più grave quello. Detto ciò, io dico, in questi incontri in cui ci stiamo confrontando in questi giorni, che il politico che abbiamo visto, imparato a vedere, a conoscere in tutti questi anni, ha una miopia che lo porta a guardare solo alla prossima reelezione. Uno degli esempi più palpabili e tangibili è proprio Peppe Cassì, che nelle ultime settimane si è affannato ad uscire con dei 6x3 che ci raccontavano di quello che ha fatto, di quello che farà, di tutto quello che ha una clessidra e che quindi sta presentando alla città, quando invece tranquillamente ci sarà delle cose che arriveranno fra 6-7 anni, e fra 6-7 anni ci sarà il sindaco di turno che potrà dire con un cartellone: è stato realizzato in continuità amministrativa. Io dico sempre che noi, con il nostro assessorato turismo e spettacolo, guardiamo lungo, turismo e cultura guardiamo lungo, perché lo leghiamo allo sviluppo economico. Va bene, grazie. Approfondiremo. Cultrera. Questa è una domanda bellissima, perché mi dà la possibilità di parlare di due temi a me molto cari. Il primo sicuramente è il piano regolatore generale. Quando lei parla di visione ad ampio respiro, nulla credo sia più ad ampio respiro della programmazione della città, proprio da un punto di vista strutturale, quello che si vuole fare, quello che non si vuole fare. Tanti i colleghi spesso parlano consumo zero per equazioni, ebbene sono bellissime parole che però lasciano fraintendere ai cittadini quello che magari non è. Io vorrei essere molto chiaro da questo punto di vista. Riguardo nuove cementificazioni non ce n'è, e chiedo ai colleghi di assumere lo stesso impegno. Mi si dice che nel nuovo piano regolatore parecchie migliaia di metri quadrati sarebbero e saranno edificati. Io chiedo all'uscente di smentire e chiedo agli altri di assumere l'impegno.
Chiedo all'uscente di smentire qualche diceria che in questi giorni sta riempendo le cronache riguardo eventuali interessi, perché sarebbe bene per la città che così fosse, e chiedo soprattutto ai miei colleghi una cosa che mi sta molto a cuore. Io mi sono dichiarato nettamente contrario al terzo centro commerciale, vorrei conoscere l'opinione degli altri, perché il terzo centro commerciale sarebbe la morte definitiva del commercio. Grazie. A Ragusa. Sì, smentisco tutto, quindi lo farò, l'ho fatto, lo farò nelle sedi opportune, quindi su discorsi PRG, smentisco anche il fatto del piano commerciale, del nuovo centro commerciale. Quello che è successo è scritto negli atti, è scritto nella storia di questa città, quando nel 2006 si approvarono dei piani di lottizzazione, o comunque furono presentati piani di lottizzazione legittimamente da privati che avevano degli interessi, avevano del diritto, un diritto a fare questo. Ci fu una vicenda giudiziaria, ci furono varie situazioni che si sono susseguite, una sentenza del TAR che ha condannato il comune a un determinato adempimento, ma non è questo il momento. Io volevo parlare, se no non rispondo alla domanda. Io penso che la città del futuro, l'immagine, la visione che ho sulla città riguarda due ambienti, la formazione e lo sport. Secondo me la formazione e lo sport, noi dobbiamo puntare moltissimo sulla formazione universitaria, abbiamo già invertito la tendenza, è nato un nuovo corso di laurea a Ragusa grazie all'impegno che abbiamo profuso e alle buone relazioni che abbiamo avuto con altri players, con altri interlocutori come l'Università di Catania, ma anche altri, altri ne nasceranno. Pensiamo a Ragusa come una città universitaria, ne ha tutti i requisiti, tutte le caratteristiche, pensiamo a Ragusa come una città sportiva, con la scuola dello sport che gestiremo per i prossimi 30 anni, noi potremmo organizzare eventi sportivi, ma non solo sportivi, di formazione, di management sportivo di altissimo livello. Proprio nei giorni scorsi una visita di persone importanti a livello nazionale ci hanno testimoniato questo. Schirina. Ricordo a Peppe che è il sindaco uscente, quindi sono cose che avremmo dovuto fare. Quando parliamo del politico che guarda alle future elezioni e allo statista che guarda alle future generazioni, a Ragusa abbiamo avuto un emblema sotto questo punto di vista. Giorgio Chessari è stato un politico di cui ancora oggi si parla. È stato il padre della legge 61-81, dei fondi strutturali per Libera degli ultimi 40 anni, ed è stato il sindaco della metropolitana di superficie, di idee di cui ancora oggi si parla. Quindi quello è emblema di un politico che a me piacerebbe seguire. La nostra città ha bisogno di ritornare ad avere un'identità. Avere un'identità significa ritornare ad essere comunità. Noi non siamo una comunità perché i nostri ragusani, le nostre famiglie hanno perso gli elementi fondanti della nostra città, non conoscono le tradizioni, non conoscono i valori fondanti, il patrimonio culturale, artistico, e quindi per questo motivo abbiamo messo noi nel nostro programma elettorale un progetto di partnership tra la scuola e la pubblica amministrazione per riempire le ore di educazione civica dalla prima media al quinto superiore e consentire ai nostri ragazzi di conoscere tutto ciò che offre il nostro territorio da un punto di vista associativo, imprenditoriale e culturale, poter fare una scelta formativa al quarto o quinto superiore, una scelta formativa o lavorativa che tenga conto delle opportunità che dà il nostro territorio. Credo che questa sia una cosa fondamentale per lasciare un segno nella nostra città ed eliminare il rischio più grande che stiamo vivendo, ovvero l'emigrazione giovanile continua. Bene, altra tornata di interventi su questo tema, i rapporti tra l'istituzione comunale e il cittadino, tutte le forme di partecipazione democratica che si possono anche sviluppare al di là dei doveri di legge, in tanti modi, istituti di democrazia diretta, soprattutto tenendo conto di una cosa, che il comune di Ragusa è tra i non molti comuni italiani, sono in tutto 270, neanche il 3%, che sono dotati di un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che sulla base della esperienza bolognese partita nel 2014 con l'Absus e attingendo alla novità normativa dell'articolo 118 della Costituzione sulla orizzontalità e sulla sussidiarietà, magari quel titolo quinto della Costituzione ha rivelato criticità oggetto di giudizi negativi, però sicuramente questa è stata un'apertura nuova che ha aperto nuove forme di democrazia. Qualunque cittadino o gruppo di cittadini, dove c'è un regolamento e Ragusa ce l'ha,
può individuare un bene comune, può essere perfino privato se ne ha la disponibilità, può essere pubblico se l'ente proprietario lo vuole, e farne oggetto di rigenerazione, cioè di forme di rivitalizzazione, attraverso un patto di collaborazione in cui cittadini e la pubblica amministrazione si impegnano a fare delle cose. È una frontiera che ha dato risultati enormemente positivi laddove è stata sperimentata. Ragusa è uno dei pochi comuni siciliani che ce l'ha, in provincia sono Scicli, ma in Sicilia i più importanti sono soltanto Acireale, Paternò, Salemi, Noto, Rosolini e poi pochissimi nel Palermitano. Però se non mi sto sbagliando io, o per quanto le cronache rivelano, di questo regolamento approvato nel 2015 non mi pare ci sia mai stata alcuna forma di applicazione concreta. Certo, colpa dei cittadini che non hanno avanzato proposte, ma il comune che sarà amministrato da qualcuno di voi che sarà eletto e quindi da ciascuno di voi che oggi si propone, intende promuovere, diffondere, sostenere, caldeggiare questa forma orizzontale di partecipazione in cui non c'è l'ente comune al di sopra e i cittadini al di sotto, ma in condizioni di parità che stringono un patto? Cultrera. Allora, questa è sicuramente una bellissima opportunità, come diceva lei, purtroppo mai applicata nel comune di Ragusa. È stato un nostro preciso intendimento dal primo momento in cui siamo scesi in campo quello di concertare con i cittadini tutto quello che li avrebbe riguardati, iniziando proprio dal programma, e come mi piace dire è stato scritto dai cittadini che in questi due mesi abbiamo incontrato e abbiamo ascoltato. Sarebbe auspicabile, iniziando da piccoli esempi, perché l'unico esempio così di democrazia allargata che mi viene in mente essere oggi a Ragusa è quello della consulta giovanile, che so che ha fatto un ottimo lavoro, sono dei ragazzi brillanti, ho avuto modo di conoscerli, veramente dei tesori da coltivare. Mi piacerebbe pensare al sindaco dei ragazzi, cosa che manca a Ragusa, e mi piacerebbe pensare che ogni qualvolta il comune o l'ente si trova a dover prendere delle scelte strategiche su qualcosa di importante, i cittadini potessero avere il loro momento di coinvolgimento, ascoltare quello che vogliono, ascoltare le loro idee. Io sono convintissimo che più che l'amministratore in quanto tale, la visione globale da parte di un gruppo di cittadini, di un ordine, di associazioni e quant'altro possa fornire quelle informazioni e quelle soluzioni ai problemi della città che non possono che fare bene e che noi vorremmo che in futuro venissero assolutamente adottate a tutti i livelli. Grazie Cassino. Ma io posso dire che la città di Ragusa si è distinta in questi anni in vari settori, devo dire è una città considerata modello anche dal punto di vista amministrativo, lo dicono le statistiche, lo dicono gli studi fatti da associazioni imparziali. Una cosa in particolare ha funzionato in questi anni, cioè quella del bilancio partecipativo, cioè la formula che prevede appunto che la comunità possa, attraverso una progettazione che nasce dal basso, dalla gente appunto, dalle associazioni e dagli ordini, mettere in campo, anzi mettere a terra come si dice adesso, dei progetti specifici proprio che vengono pensati da soggetti particolari e non dall'ente pubblico. Noi abbiamo ricevuto in questo senso i finanziamenti regionali, tutti i comuni possono beneficiare di finanziamenti regionali con questa finalità, però molti comuni purtroppo, forse la maggior parte, per difetti organizzativi, per carenze interne, per problemi strutturali, non riescono poi a dare corso a questa iniziativa, e quindi succede spesso che i comuni sono costretti a rimborsare, a restituire le somme che vengono accreditate. Bene, Ragusa non solo ha speso tutte le somme che sono state accreditate, ma in quel caso in cui i comuni appunto non sono altrettanto bravi, queste somme residue vengono messe a disposizione dei comuni più virtuosi, quindi Ragusa potrà spendere altri fondi. C'è un principio di sussidiarietà orizzontale a Ragusa che è molto diffuso e molto radicato, ci sono associazioni che operano in vari settori, soprattutto nel volontariato, il terzo settore, assistenza a disabili. Con questa associazione mi sono confrontato e abbiamo collaborato. Grazie. Attivamente in questi anni. Schirina. Credo che l'oggetto è gli strumenti partecipativi, c'è una direttiva comunitaria sugli strumenti partecipativi, noi a Ragusa con le precedenti amministrazioni l'abbiamo in parte attuata con il regolamento sul bilancio partecipativo, ma dopodiché non siamo andati avanti nell'utilizzare altri strumenti partecipativi, e indipendentemente dallo strumento c'è una distanza tra la forma e la sostanza, o si ha la sensibilità di fare partecipare la comunità alle scelte più importanti della tua città e anche
alle scelte strategiche della tua città o non si ha quella sensibilità. Considerate che la sensibilità di questa amministrazione nella partecipazione collettiva alle scelte pubbliche importanti è stata dimostrata negli ultimi mesi. Il 20 ottobre viene fatta la presa d'atto del piano regolatore, il 15 novembre il piano regolatore viene presentato alla città, alla Camera di Commercio, in una iniziativa poco esplicativa di 2 ore, dopodiché era pronto per essere presentato al Consiglio Comunale. Noi in quella sede abbiamo parlato di urbanistica partecipata, abbiamo parlato dell'importanza di far sì che strumenti strategici che disegnano il futuro della città per i prossimi 20 anni debbano essere realmente partecipati non solo dalle categorie professionali interessate, ma anche dai cittadini, dare diritto al singolo cittadino di capire che cosa accadrà nel tuo quartiere nei prossimi 20 anni. Questo non è accaduto. Noi andremo a corroborare il regolamento sugli strumenti partecipativi e andremo a dargli sostanza reale. Grazie. Cassì. Ferrincieri. Ferrincieri, no, chiedo scusa, ho la distrazione, ma... Assolutamente. Grazie. No, assolutamente. Torniamo alla domanda che insomma penso che... La stessa, dell'ultimo intervento. Torniamo alla domanda con la risposta puntuale su quella che è stata la sua esortazione riguardo all'amministrazione condivisa dei beni comuni, per i quali c'è un regolamento dal 2015, mi consenta, questa sensibilità è stata avuta dall'amministrazione 5 Stelle, quindi la precedente amministrazione, ma anche quella del bilancio partecipativo, quindi delle forze... Come? No, delle forze, quindi stiamo parlando di un'amministrazione che ha voluto coinvolgere assolutamente i concittadini nelle scelte. L'amministrazione condivisa dei beni comuni è qualcosa che con quel regolamento già da domani mattina può essere applicato. Il giro che ci stiamo facendo in questi giorni tra le varie associazioni, tutti naturalmente lamentano un problema. Qual è il problema? Quello dei fitti alti, le associazioni, no profit, i circoli. Dei cittadini più maturi, insomma lamentano un problema che è quello dei fitti alti, quindi mettere a disposizione dei nostri concittadini questi beni comuni, fare un'amministrazione condivisa però con uno sfondo sociale, con un progetto sociale di aiuto alle fasce più deboli, di erudizione di cittadini che vogliono eventualmente cimentarsi in attività che sono ormai oggetto del nostro passato e della nostra cultura, può mettere sicuramente nella condizione di rendere attivi i cittadini più anziani e per esempio anche di coinvolgere le attività del terzo settore. Grazie, chiedo scusa per l'errore poc'anzi nel rispetto della sequenza degli interventi. Mi sono un attimo distratto e in proposito voglio anche... Non mi offendo. Voglio rettificare parzialmente per una incompletezza del mio intervento introduttivo. Quando ho citato i comuni, in ultimo si è aggiunto anche Modica. Proprio nell'ultima seduta utile di questa consiliatura ha approvato il regolamento e si è dotata del regolamento di cui prima non era dotata e che invece da molti anni hanno soltanto in provincia Ragusa e Scicli. Allora, prossima tornata di interventi. Questa volta dobbiamo cominciare, credo, con Cassì. Sì. Allora, i centri storici, soprattutto nelle città che li hanno, e Ragusa certamente li ha, è proprio anzi il suo quartiere barocco, ma non solo, è una sicuramente delle più grandi risorse, sia da un punto di vista materiale che immateriale, anche suscettibile di sfruttamento economico, che però richiede anche una partecipazione collettiva, una sensibilità diffusa, una condivisione radicale, oltre che poi iniziative a sostegno di un progetto anche economico. Spesso è un tema anche di confronto e di dissenso elettorale. Ciò che si è fatto, ciò che si dovrebbe fare, ciascuno di voi cosa ritiene di dover e poter fare realisticamente per migliorare la condizione sia di vivibilità sia di attrattività dei centri storici, che sono sicuramente uno degli asset più importanti del pur grandissimo territorio che ha la città e che quindi può metterlo in valore proprio per una crescita anche del proprio benessere. Sì. Ma intanto capire perché il centro storico di Ragusa Superiore soprattutto vive un momento di degrado, di difficoltà, perché la gente si è trasferita, se n'è andata, è stato un esodo di circa 20.000 persone, sono andate a vivere in periferia perché è stato possibile edificare in aree agricole un numero di abitazioni tali da coprire un fabbisogno esorbitante rispetto a quello reale della città di Ragusa. Ecco che la gente si trasferisce. Ora, riportare la gente in centro dopo che si è trasferita, dopo che ha acceso un mutuo e deve finire di pagarlo sicuramente nei prossimi anni, non è una cosa semplice. Ho sentito ricette miracolistiche
statistiche. Credetemi, non è così. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Cosa abbiamo provato a fare e continueremo a fare se dovessimo avere l'opportunità di continuare ad amministrare questa città? Intanto, lo studio di dettaglio, l'approvazione di questo strumento urbanistico già dal 2019, se non sbaglio, consente la possibilità di demolire, ricostruire e livellare case in centro storico. Abbiamo censito più di 8.000 unità immobiliari e di queste più di 5.000 possono subire questo tipo di intervento. C'è un regolamento che prevede la possibilità di dotare questi appartamenti di pannelli fotovoltaici, quindi di dotarli di energia pulita, energia alternativa. Abbiamo anche iniziato un'opera straordinaria, a mio giudizio, di riqualificazione, di ristrutturazione di luoghi che rappresentano la nostra storia, la storia culturale di questa città in centro storico: un teatro chiuso da decenni, una biblioteca comunale chiusa da decenni, una università sede di Palazzo di Giustizia chiuso da decenni. Queste iniziative contribuiranno a un'inversione di tendenza. Grazie, Cutrera. Sì, a me dispiace ascoltare dal sindaco uscente questo atteggiamento così disfattista e difficile. Nulla è impossibile, anzi tutto è fattibile. Il problema è uno: un centro storico di Ragusa gigantesco, dai Salesiani al Bar dello Stadio, è assolutamente anacronistico. Sicuramente negli anni passati è stato compiuto il sacco di Ragusa con questa marea di PEP, finti PEP, perché poi costano un sacco di soldi, quando sapete bene dovrebbero costare 100.000 euro, ma i costruttori siamo fatti bene i fatti loro con questo tipo di cose. Riduciamo il centro storico, riduciamolo all'essenziale, laddove c'è effettivamente qualcosa da tutelare. Tutto il resto liberiamolo da vincoli, lacci, lacciuoli e quant'altro. Anche all'interno del centro storico propriamente considerato, è vero, qualcosa forse si potrà fare, ma la cosa non è stata pubblicizzata. Diciamo chiaramente ai cittadini, con le X davanti la porta, quello che può essere demolito, ristrutturato e quant'altro. Se noi diamo l'opportunità ai cittadini di vivere con i criteri del moderno abitare in centro, i cittadini torneranno. Le attività commerciali vanno incentivate. Resto a Ragusa, 8.000 euro, ma cosa sono 8.000 euro per un'attività commerciale che apre, che investe decine se non centinaia di migliaia di euro? E allora ecco, sgravi importanti nei 5 anni, contributi sugli affitti, esenzione dalle imposte comunali, solo così, riportando la gente in centro, il centro tornerà a vivere. Grazie, Fiorincelli. Guardi, già dall'inizio di questa campagna elettorale abbiamo detto che prima di pensare all'assetto fisico del centro storico dobbiamo pensare alle anime che lo vivono. Dobbiamo riportare decoro al centro del centro storico e soprattutto dobbiamo far sì che i cittadini che lo vivono vivano delle condizioni non di degrado e di brutalità che talvolta, vi invito a fare un giretto in centro storico, sono costretti invece a vivere. Fatto ciò e detto ciò, siamo gli unici ad aver parlato fin dal primo momento di piano regolatore contestualizzato con il piano particolareggiato, che è quello che dà la possibilità di effettuare demolizione e ricostruzione non solamente di singoli appartamenti, casette, livellamenti, un garaggino e due pannelli fotovoltaici, ma di intere porzioni di isolato, o proprio di isolato. Il 60% di quello che attualmente viene identificato come centro storico sono tutti palazzi, tutte case senza pregio che possono essere tranquillamente demolite. Ma attenzione, la parola che abbiamo aggiunto tra non noi, ma piano regolatore, piano particolareggiato, cioè contestualizzato, dà la possibilità anche ad un sindaco di poter demolire e ricostruire anche luoghi di interesse pubblico, quindi ricavare spazi verdi, ricavare parcheggi. Io mi sono reso conto del perché quel professore alla Camera di Commercio, quando hanno presentato il piano regolatore, ha detto che il centro di Ragusa non andava toccato perché andava bene così. Perché se oggi devi mettere mano al centro di Ragusa devi pensare anche a delle aree di sgombro e a un piano della protezione civile che invece non è stato considerato. Grazie, Schirina. Il centro storico è al centro dell'agenda politica non solo di Ragusa ma di tutti i centri storici della regione siciliana. Il fenomeno delle periferie, del fatto che i cittadini sono andati a vivere nelle periferie non è soltanto un fenomeno di Ragusa ma un fenomeno di tutte le città siciliane in cui ci sono centri storici, perché nella regione siciliana fino al 2015 non era possibile per legge demolire e ricostruire nei centri storici o nei centri storici collinari come il nostro, non era possibile livellare, conseguentemente non era possibile fino al 2015 adeguare le case nei centri storici alle esigenze abitative del terzo millennio, delle giovani coppie. Questa è la vera causa, non la causa di una singola contingente scelta politica. Dopodiché ad oggi si è in una situazione di fatto differente, perché è necessario adottare il piano particolareggiato al centro storico unitamente e contestualmente al piano regolatore? Perché nel piano regolatore oggi sì che potremo ridurre le aree per
CLEP e fare in modo che gli interventi di edilizia economica popolare non ad oggi ancora eseguiti, non ad oggi ancora costruiti, possano essere portati nel centro storico, in quelle zone d'ambito in cui sarà applicabile sulla base del piano particolareggiato che andrà a recepire questo studio di dettaglio di cui parla il sindaco, in cui sarà possibile demolire e ricostruire. E quindi la sfida è la residenzialità, perché se noi non portiamo residenti nel centro storico gradualmente nei prossimi anni, comunque il centro storico non potrà rivivere. Bene, allora siamo già quasi alla conclusione. A questo punto, ecco, prima delle conclusioni, una tornata breve da un minuto ciascuno per eventuali repliche. Piena libertà, se ci sono spunti che sono emersi negli interventi precedenti, sui quali, al di là di quanto abbiate già fatto, ecco, vogliate liberamente opinare, potete farlo. Prego, Cutrera. Io due cose, a proposito delle coalizioni che dicevano, se c'è un qualcosa in cui l'uscente è stato bravissimo è stata la comunicazione sui social. Le truppe cammellate, forse forti di 25.000 seguaci, hanno detto: ah, tutti gli altri siete messi là per andare a occupare spazi di poltrone, fate delle accozzaglie. Io credo che le accozzaglie magari ognuno dovrebbe guardarsele in casa per il mantenimento del potere. Detto questo, noto con grande dispiacere che due temi che ho posto non sono stati riscontrati. Il centro commerciale Schinina, capisco che avrà i suoi motivi, non ha inteso rispondere. Il sindaco ha detto: sì, c'è una sentenza, pagando 3 milioni il centro commerciale non si costruisce. Siete favorevoli a pagare i 3 milioni per non farlo costruire? Sì o no? Gradirei che i miei colleghi mi dessero una risposta in tal senso. Un minuto e mezzo. No, mancano 8 secondi. Ah, ma no, bene così, grazie. Bene, allora, Firrincelli. Continuo perché mi interessa parlare di programmi, e siccome il sindaco ha detto che non riusciremo a portare i cittadini qui di nuovo in centro storico, la nostra idea, naturalmente lo sappiamo, se i cittadini ancora devono pagare i mutui per le case che hanno comprato in periferia, naturalmente non possono tornare. Però quando io parlo di decoro urbano, quando parlo di migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini che abitano nel centro storico, lo faccio con un unico intento, quello di rimettere in movimento il mercato immobiliare, perché noi dobbiamo essere fortemente attrattivi nei confronti di chi invece da fuori vuole venire a comprare immobili qui a Ragusa. Siccome vediamo questo processo veramente attivo, energico, a Ortigia, ad Avola, a Noto, a Scicli, a Modica, cioè a Marina, scusami, c'è un altro contesto, lì non c'è degrado. Il degrado che hai contribuito a lasciare non togliendo la spazzatura o non mettendo nelle condizioni i cittadini di dover vivere con i balconi pieni di spazzatura. Quindi dobbiamo modificare le condizioni di vita, perché dobbiamo diventare attrattivi e mettere in moto il mercato immobiliare e quindi, grazie, gli investimenti. Grazie, Schinina. Guardi, la bellezza di questa campagna elettorale è che stiamo mettendo a confronto idee diverse della politica e idee diverse della città. Io con Peppe abbiamo una diversa visione dell'attuale città. Riteniamo noi che dal centro alle periferie la città ha grandi opportunità che non sono colte e ha grandi emergenze che debbono essere affrontate. Riteniamo che la città ad oggi non può essere descritta come una città con fermento sociale, culturale ed economico. Riteniamo che non stiamo riuscendo ad interrompere il fenomeno dell'emigrazione giovanile, non stiamo facendo politiche di inclusione sociale, di dialogo tra le diverse comunità, riteniamo che non stiamo creando un rapporto forte tra la classe imprenditoriale, tra di loro, e tra la classe imprenditoriale, la nostra comunità e il patrimonio associativo. Riteniamo che abbiamo un grande patrimonio immobiliare ad oggi non utilizzato al 100%, dal Teatro Idel, al Teatro Perracchio, alla Sala Falcone Borsellino, a Palazzo Cosentini, che appena dopo 8 anni che è stato ristrutturato e cadente perché è totalmente vuoto. Riteniamo che dobbiamo porre al centro della nostra politica l'ambizione. Grazie che sì. Allora, io non credo che veramente si possa credere al fatto che, siccome una cosa la scriviamo e la comunichiamo sui social, quella cosa la gente ci crede se poi non la vede. Questa è una cosa che di cui i miei avversari in questo momento parlano. Allora, se noi diciamo una cosa e ne parliamo nel social, la gente poi, uscendo di casa, verifica se quella cosa c'è o non c'è. Quello che fa un sindaco è verificabile in tempo reale. Quindi finiamola con questa rappresentazione assurda della portata, diciamo, miracolistica di un sito internet, di una comunicazione social così, diciamo, che altererebbe così la realtà. Non è così, la gente lo sa, la gente che vive a Ragusa, io vivo la città, io vado in giro come sono andati in giro loro, la gente ha la percezione che la città è cambiata, che la città ha subito un cambiamento, che sta per essere trasformata, che sono state fatte tante cose, a meno che non mi mentano tutte le persone con cui io parlo. Sul discorso Tecchinè, io ti prego, Giovanni, stiamo attenti, 3 milioni è un'altra cosa, andiamo a leggere attentamente le carte, cosa la nostra delibera,
quello che dice la sentenza al TAR, non è come dici, ti sbagli. Bene, grazie. Allora, prima del messaggio finale, che sarà brevissimo, un'ultima tornata, ricominciamo da... dove siamo arrivati? Purtroppo ho perso il conto, chiedo scusa. L'ultimo che ha cominciato, chi è stato? Forse Giovanni. Sì, ha cominciato col treno, quindi Firrincieri. La domanda è questa: se il 29 maggio la città di Ragusa non avrà ancora un sindaco, nel senso che non è stato eletto alcuno, ciascuno di voi come si porrà nelle scelte politiche e anche nel dibattito elettorale in vista del ballottaggio? Complessivamente, sia che sia arrivato primo, ma non eletto, sia secondo, sia terzo, sia quarto. Avete già un'idea, anche visto che siete qui e siete stati nel confronto ormai da tante settimane e conoscete tutto di ciascuno circa le proposte, la compatibilità e tutto quello che già può indurvi ad assumere se riterete una posizione. Prego, Firrincieri. Ma guardi, allora, noi siamo abituati a lavorare, ma questo me lo insegna naturalmente la mia esperienza lavorativa, il mondo da cui provengo, che tutto si fa step by step. Quindi per noi oggi il vero traguardo intanto è arrivare al ballottaggio, poi in funzione a chi sarà l'altro player in campo naturalmente potremo fare delle scelte che naturalmente valuteremo, lo faremo contestualizzando naturalmente il momento, lo faremo ovviamente di concerto con le forze politiche che ci sostengono e naturalmente lo faremo sempre nell'interesse della città. Lo sto dicendo perché questa domanda che lei naturalmente ci rivolge, noi non tradiremo le aspettative dei nostri concittadini, la richiesta è stata chiara, c'è una richiesta di cambiamento e questa naturalmente è quella che, per la quale ci stiamo attivando, per questo siamo scesi in campo, questa sarà la nostra mission, al momento in cui arriveremo sicuramente al ballottaggio, il minuto dopo ci confronteremo. Grazie, con chi Schirinà. Sì, è difficile porre questa domanda oggi, però ci sono degli elementi che non possiamo nascondere. Ho sempre detto di essere un candidato politico e un candidato di centrosinistra, conseguentemente non potrei io in un eventuale ballottaggio fare un'alleanza con Cassì qualora non arriva al ballottaggio, perché sostiene un'idea totalmente e diametralmente opposta rispetto a me con riguardo alla politica e con riguardo alla città, così come avrei difficoltà politica, anzi un'impossibilità politica a fare un'alleanza politica con Fratelli d'Italia essendo un partito di destra, quindi credo che determinati punti fermi sono rimasti in questa campagna elettorale e non penso che sia il caso di alterarli. Grazie. Cassè. Sì, no, è prematuro, secondo me siamo in una fase in cui stiamo tutti cercando di migliorare il nostro consenso, di avere la possibilità quindi di chiudere la partita più velocemente possibile, quindi sinceramente io non ho riflettuto ancora su un eventuale secondo turno, è qualcosa che se dovesse accadere sarà oggetto ovviamente di confronto all'interno della coalizione, io ho una coalizione, chiaramente condivido quello che ha detto adesso Riccardo sulla assoluta incompatibilità con riferimento a certe scelte, a certe posizioni, a certe coalizioni. Il mondo diciamo, che lui rappresenta in particolare credo che sia incompatibile, non politicamente dico incompatibile con quella che è la mia idea, ma anche le nostre visioni, ormai si vede in maniera chiara anche da questi confronti, sono diametralmente opposte, io credo che forse si dovrà cominciare no, eventualmente a fare ad esclusione, togliere quello che non si può fare assolutamente per vedere grazie, cosa eventualmente si può. Quando siamo entrati in campagna elettorale, per ultimi, in qualche modo i giochi qualcuno diceva che erano fatti, la nostra discesa in campo ha scompigliato un po' le carte, a qualcuno ha dato magari maggiori chance di successo, qualcuno forse si sarà sentito in qualche modo meno forte rispetto a prima della discesa in campo. Io credo che tutti e quattro, e noi per primi, stiamo giocando per vincerla questa partita, lo stiamo facendo con convinzione, abbiamo riscontrato e riscontriamo una crescita di consenso enorme, i primi giorni dice ma chi siete, cosa volete, oggi abbiamo la nostra identità, abbiamo trasmesso fortemente la nostra idea di città. Io credo che se inevitabilmente si dovesse arrivare al ballottaggio sarà importante confrontarsi sulle idee, i preconcetti e quant'altro non vanno bene, ognuno di noi ha espresso le proprie idee in campagna elettorale, ci si incontrerà ai tavoli dove e laddove ci siano delle assonanze. Grazie, probabilmente si arriverà delle alleanze. Già fatto.
perfetto, allora questa volta io veramente non... voleva se vuole io dare una doppia chance all'amico Firrincieli. Allora, l'ultima volta ha cominciato Firrincieli, adesso 30 secondi ciascuno, messaggio libero, senza domanda, senza temi, senza indicazioni, veramente conclusivo e tranciante. Schinina. Sì, il messaggio non è a votarmi, il messaggio è a votare. A votare perché penso che in questa campagna elettorale io ho messo tanto cuore, passione ed entusiasmo per cercare di avvicinare le persone alla politica, non alle mie idee. Poi ho dato un'alternativa, un'idea diversa di città, un'idea diversa di futuro della città, ma la vera battaglia di chi ama la politica, quindi di me, Sergio Giovanni, un po' meno di chi non ama la politica, è quella di combattere la disaffezione della politica. E la disaffezione della politica si combatte... eliminando grazie. Il colombismo e con cuore grazie Cassi. Sì, la prima parte condivido, bisogna votare, spingere la gente ad andare a votare, non ci si può sottrarre la propria responsabilità e delegare ad altri, quindi l'appello che facciamo è di andare tutti quanti in massa a votare e esprimere la propria opinione. Io chiaramente chiedo il voto perché credo che una continuità amministrativa sia utile per la città, sia utile soprattutto in considerazione del fatto che in questi primi 5 anni si è lavorato tanto, secondo me anche bene, si può migliorare, contiamo di fare meglio sicuramente rispetto a quello che è stato fatto, ma la continuità è fondamentale. Grazie Cutrera. Sì, anch'io mi associo all'appello al voto in generale considerato, perché andare a votare significa dare il proprio contributo nel bene e nel male a quelle che sono le scelte che ci governeranno. Noi abbiamo presentato alla città il nostro programma, siamo perfettamente convinti della coerenza delle nostre idee, sappiamo di avere in squadra delle persone molto valide, dei professionisti seri a tutti i livelli che ci aiuteranno a portare a compimento il nostro programma, sappiamo di godere dell'appoggio della regione e del governo. Grazie Firrincieli. La sfida è quella di portare di nuovo i cittadini a votare, la sfida è quella di coinvolgere almeno 5 cittadini per ognuno di noi e riportarli di nuovo alle urne, perché solo con la forza del voto libero riusciremo a scardinare questo sistema di potere che vuole appropriarsi di nuovo della città di Ragusa per fini che sono lontani dall'interesse generale. Noi siamo qui a rappresentare i cittadini, siamo qui a fare comunità, siamo qui per dichiarare apertamente che dal momento in cui ci insederemo a Palazzo dell'Aquila faremo l'interesse della città. Grazie, allora io ringrazio sinceramente e particolarmente anche per la ricchezza del contributo e per la disponibilità a tutti i nostri ospiti candidati al sindaco, Giuseppe Cassì, Giovanni Cutrera, Sergio Firrincieli e Riccardo Schirinà, citati in ordine alfabetico che poi anche l'ordine di posto in cui si sono seduti, anche dicevo per la ricchezza del contributo, perché abbiamo cercato nel minor tempo possibile, rispetto anche alle compatibilità di attenzione che si possono mediamente avere, mettere in campo tutti gli argomenti più rilevanti ai fini della migliore scelta possibile che chi ci segue possa fare nel votare il 28 e il 29 maggio. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi, ci hanno seguito e prossimo appuntamento ancora con speciale elezioni amministrative in altre città prima del voto, ma anche su Ragusa dopo il voto.